Dicevo, sono le 3:25 di notte, queste sono le notizie giunte finora per quanto riguarda la tornata elettorale amministrativa. Andiamo a vedere i risultati ufficiali delle 23 per quanto riguarda l'affluenza. La regia ci mostra, eccoli qua in dettaglio. Alle 23 avevano votato il 60,04% degli aventi diritto a Borgo Veneto, a Casal Serugo il 72,15%, a Codevigo il 54,19%, a Gazignano Terme il 55,23%, a Maserà il 58,91%, a Meliadino San Vitale il 59,02%, a Mestrino il 53,27%, a Piove di Sacco il 61,45%, a Solesino il 66,84%, a Villanova di Campo San Piero il 66,04%. In generale c'è stata una diminuzione per quanto riguarda l'affluenza che riguarda tutta la provincia di Padova. La percentuale precedente era del 66,79%. Mentre in questa tornata è stata del 60,49. Adesso andiamo a vedere i comuni giunti finora qui per quanto riguarda i risultati definitivi con sindaco eletto. Sono le 3:27, quindi attualmente mancano ancora 3 comuni, 2 in corso di spoglio, mentre uno non pervenuto totalmente, Casal Serugo, mentre in corso di spoglio ancora sono Borgo Veneto e Piove di Sacco. Andiamo a vedere, partiamo proprio da Borgo Veneto, che è il nuovo comune nato dalla fusione dei 3 precedenti. Vede in vantaggio attualmente Sigolotto Michele col 62,07, seguito da Bordin Daniela, scusate, della lista civica Uniti per Borgo Veneto con il 37,92. La sfida non è chiusa, sono state scrutinate solo 2 sezioni su 7 e quindi stiamo ancora attendendo i dati. Per quanto riguarda Casal Serugo, invece, la sfida è tutta aperta, non è ancora pervenuto niente in questo orario e la sfida è tra Sartorato Cristian, Cecchinato Matteo e Danieli Alberto. Andiamo ora a Piove di Sacco, dove le percentuali attuali potrebbero dar ragione a Gianella Daniele, sindaco uscente, seguito da Recaldin Andrea col 46,85. Il 51,93 attualmente potrebbero consentirgli, sempre che non ci siano variazioni significative, di passare al primo turno. Attualmente sono state scrutinate 19 su 20 sezioni. Terza, Tardivello, Chiara Patrizia con 1,20% di Rifondazione Comunista. Adesso andiamo a vedere invece, con l'aiuto della regia, i comuni che hanno già eletto un sindaco. Cominciamo da Codevigo, dove è stato eletto Francesco Vessio, della lista civica La Scelta, con 57,63%, 1577 i voti per lui, seguito da Agatea Valentina col 22,22 e Mantovan Claudio del Movimento 5 Stelle col 20,13. Andiamo a Maserà, dove a trionfare è stato Gabriele Volponi con il 46,30% della lista civica Uniti per Maserà e Berti Paglia, seguito da Benettolo Alessandro con il 27,45% e Gallocchio Filippo con il 26,23% del Movimento 5 Stelle. Andiamo ora a Meliadino San Vitale, dove a trionfare è stata Silvia Mizzon con il 46,80%, seguito da Samuele Danese con il 34,77% e Mussolini Massimo di una civica con il 18,41%. Gazignano Terme, a vincere è stato Riccardo Masin con l'80,49%, seguito da Converti Claudio con il 19,50%. Andiamo a Solesino, dove a trionfare è stato Elvi Bertani
con il 34,58% della lista civica insieme per Solesino, seguito da Bardozzo Sandro con il 26,49%, Fusaro Nicola 24,22% e Vanzetto Luigino con il 14,69%. Ci spostiamo ora a Villanova di Campo San Piero, dove Bottaro Christian vince e si riconferma con il 77,68% con la lista civica Rinnoviamo Villanova, seguito da Marcato Chiara, lista civica Villanova 6-2 e Bettini Dennis della Lega con il 9,13%. Finiamo ora con il comune di Mestrino, dove a vincere è stato Marco Agostini con il 63,20%, seguito da Bano Barbara e con il 25,44%, e chiude Provenzano Manuela con 11,34% del Movimento 5 Stelle. Questi i dati finora pervenuti alle 3:31 di notte. Per quanto riguarda la provincia e le elezioni dei capoluoghi, a Vicenza attualmente Rucco è in vantaggio, ma non sufficiente attualmente per non andare al ballottaggio contro Otello Dalla Rosa. Invece a Treviso Mario Conte sembra che potrebbe passare già al primo turno con il 52,67% contro l'uscente Giovanni Manildo, che si ferma per ora al 40,09%. Ancora molte le sezioni da scrutinare in entrambi i casi e vedremo un attimo domani mattina con i prossimi aggiornamenti del telegiornale se la situazione si evolverà e come si evolverà. Bene, per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per averci seguito e grazie per aver seguito anche questa diretta lunga, durata circa 4 ore. Noi ci vediamo alle 4 con Morning News.